i negozi fisici si svuotano, quelli virtuali sono sempre più pieni. Secondo un'indagine di Confesercenti, fra il 2010 e il 2016 le vendite al dettaglio sono diminuite di quasi 8 miliardi di euro. Quelle online sono cresciute del 17% solo tra il 2016 e il 2017. Per chiunque abbia aperto un e-commerce, che è la stragrande maggioranza dei grossi brand nel mondo, l'e-commerce è diventato il primo negozio. Nonostante questo, l'85% del loro business continua a essere sui punti fisici. Secondo alcuni degli esperti intervenuti al Digital Convergence Day, un aiuto ai negozi fisici potrebbe arrivare proprio dal digitale e dall'interazione fra intelligenza artificiale, social media e smartphone. Con il digitale è possibile dire alla persona che vive a 50 metri dal negozio che non ha senso andare su internet e farselo arrivare a casa 3 giorni dopo, ma che può venire nel negozio a comprarlo. Basta osservare quante aziende oggi stanno implementando dei chatbot, quindi degli agenti conversazionali che sono disponibili con il cliente 24 ore su 24, in maniera tale che il cliente trova sempre la risposta alla sua domanda. Ospite d'eccezione del Digital Convergence Day è stato Guy Kawasaki, chief evangelist di Apple e storico collaboratore di Steve Jobs, alla sua prima apparizione in Italia. So the opportunity because of the interaction of social media and artificial intelligence is of course to optimize social media. This means presenting the best content, the most relevant content to people at the right time. This is a whole science based on people's past behaviors, predicting what they might be interested in the future. That's a great opportunity for people.